Il territorio del salame di Varzi è molto ristretto, sono 15 comuni. Ovviamente Varzi ne rappresenta il centro fisico e commerciale, il centro geografico e il centro sociale e commerciale più importante di questa zona, ma si può produrre appunto in altri 14 comuni della Valle Stafora. Questo è il cucito, salame di grande pezzatura e di notevole pregio. Qui possiamo vedere la cucitura che unisce il budello doppio. Questo è un salame che rimane sempre morbido, benché possa avere anche un anno di stagionatura. Viene seccato in un budello doppio che viene poi cucito a mano, quindi abbiamo un doppio budello. Questo significa una stagionatura molto più lenta, molto più protratta nel tempo e soprattutto una conservazione migliore del salame. E questo ha una stagionatura minima di 100 giorni. Il salame cucito è il salame tipico della nostra zona del salame di Varzi, è il salame che i contadini confezionavano un anno per l'altro. Infatti c'era tradizione che il norcino, che andava nella stessa famiglia dei contadini a macellare maiale l'anno successivo, voleva assaggiare il suo prodotto dell'anno precedente e gli si dava ovviamente il cucito, perché solo il cucito riesce a conservarsi così a lungo. Un salame invitante, un vino inebriante e, come affermava il poeta, e noi che figli siamo, beviamo, 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 e noi che figli siamo, beviamo, 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 beviamo. Veniamo ora a parlare di come si fa il salame di Varzi. Intanto il disciplinare di produzione ci impone l'utilizzo del suino pesante italiano, quindi come materia prima. Qui stiamo parlando della materia prima, è il suino pesante italiano, un suino che è nato ed allevato in Italia dal peso minimo di 160 kg al momento della macellazione e 9 mesi di vita. Quindi parliamo di un suino selezionatissimo, qualcosa che è unico nel panorama europeo. Del salame di Varzi viene fatta una mondatura molto fine e molto rigorosa. Questo significa togliere ogni nervo, ogni tendine, ogni legamento dalle parti magre, quindi tutto il tessuto connettivo, anche perché il salame di Varzi è macinato grosso e quindi ogni piccola imperfezione balzerebbe all'occhio. Per quel che riguarda la parte magra, viene tolto il grasso molle dal grasso duro e viene utilizzato solo il grasso duro. Una volta tritato, il salame di Varzi va nella mescolatrice, viene mescolato con tutti gli ingredienti. Il disciplinare di produzione in questo è molto rigido. Gli ingredienti del salame di Varzi sono essenzialmente sale, pepe e un infuso di vino e aglio. Quindi un salame completamente naturale. Come potete vedere, l'aglio, che è un aglio naturale, quindi non è l'aglio liofilizzato, viene ancora pestato nel mortaio, come si faceva 100, 200, 300 anni fa. Quindi non è cambiato nulla da allora. Viene poi messo il vino rosso. Noi utilizziamo il vino della nostra zona, che è tipico, che è il Bonarda, e viene fatto appunto questo infuso di vino e aglio, che viene poi filtrato e messo nell'impasto del salame di Varzi. Una volta impastato bene, il salame di Varzi viene insaccato in budello naturale, budello di scrofa. Una volta insaccato, viene poi legato a mano con spago naturale di canapa. È una legatura fatta a trama fitta. Quindi c'è molta manodopera in questa legatura, ma il risultato finale è certamente un salame molto gradevole da un punto di vista estetico. La stagionatura dipende dalla pezzatura dei salami, anche qui il disciplinare ci impone dei tempi minimi di stagionatura. Per quel che riguarda il cacciatorino, la stagionatura minima è di 15 giorni. Per quel che riguarda la filzetta, quindi il salame di pezzatura più piccola, la stagionatura minima è di 30 giorni. Per quel che riguarda invece il filzettone di pezzatura molto più grande, la stagionatura minima è di 40 giorni.